E giovedì 2 aprile alle ore 10:01 sono presenti il consigliere Dario Chinnici, il consigliere Fabrizio Ferrandelli, il consigliere Andrea Mineo, Presente. presidente, la segretaria della commissione Lia Tedesco e No, io sono la segretaria. la segretaria della commissione, la dottoressa Velardi. Possiamo iniziare la seduta. Bene, buongiorno. Buongiorno, Presidente. Buongiorno, collega. Andrea, sono Fabrizio. Sì, va bene. Abbiamo avuto disponibilità da parte dei presidenti e dell'assessore? Allora, noi abbiamo avuto la disponibilità per domani della RAP. Sì. Abbiamo pensato, perché mi sono sentito con la Presidente Evola, di tentare di invitare Amat per domattina, per lunedì mattina, scusatemi. Quindi Amat per lunedì. Se voi siete d'accordo, io faccio partire l'invito. D'accordissimo. Va bene, adesso aspettiamo gli altri così poi gli confermiamo tutte le varie. Perfetto. Presidente, mi perdoni la domanda. L'assessore Mattina, rispetto anche all'invito che era programmato a fine settimana, quando lo sentiamo per verificare anche come sta andando, diciamo, l'iter che è stato avviato delle attività sociali? Ma noi non abbiamo ancora, non l'abbiamo confermato per domani mattina in calendario, o è saltato? Allora, no, domani mattina, diciamo, mi aveva consultato la Presidente e mi aveva detto di invitare il Presidente Norata, Marino e D'Agostino. Il Presidente Norata, quindi queste persone, perché domani mattina c'era questo tipo di riunione. Non penso che possiamo aggiungere pure dico, valutate Ma voi. non c'è mattina domani? Sì, 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 sì. vabbè, scusa, scusa. Sì. Mattina. Mattina domani è confermato, No, ma anche Andrea. scusate, c'è Marino, scusate, domani mattina Marino, c'è. Aspetta un attimo che verifichiamo perché abbiamo fatto l'invito a Marino Rappo, quindi Presidente Rappo e D'Agostino per domani. Presidente, se... Confermo. Conferma, infatti. Presidente, Noi io... domani, ah scusami Dario, dopo appena finisci ti chiedo la parola al Presidente, scusa. Sì, no, 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 proprio nell'opportunità di insomma, una gestione completa. Potremmo fare domani, visto che comunque è importante, anche soltanto facendo un solo intervento che... Buongiorno a tutti, sono in... Buongiorno Buongiorno. Ugo, Scusami della interruzione. No, figurati, che descrivo un po' tutto e sentire proprio all'apertura l'assessore Mattina è in mezz'ora comunque chiudere l'incontro Meno, sì. per poi procedere con il RAP. Quindi alle 10:30 insomma iniziare col RAP. Però scusami, mi permetto, è stato già fissato per le 10, dovremmo spostarlo, quello con la RAP, già fissato per le 10. Spostare penso sia complicato. No, spostare in un momento del genere poi significa non farlo più. Dico, valutate voi, dico, per me non ci sono problemi, ditemi come ci Potremmo fare a dobbiamo. mezzogiorno, Presidente, non lo so, però è importante sentirlo anche per capire come sta iniziando l'iter legato alle attività sociali. Oggi leggiamo pure la stampa, però insomma, mi Sì. appello, Io vediamo sono quello d'accordo, io sono d'accordo e quindi adesso poi che sia dice pure il tramite collega Ferrandelli. la segreteria e sia tramite il presidente che adesso più tardi la sento, chiamiamo pure l'assessore Mattina. Perfetto, Sì. allora ci Scusami. aggiornate sulla Scusatemi, eventuale tanto per convocazione. essere Assessore più chiari, Mattina, visto che eravamo voi fate rimasti che riferimenti. avremmo avuto un aggiornamento sull'esito delle domande e sull'avvio della seconda tranche. Esatto. Alle 12 però ci sarà una conferenza dei capigruppo, quindi stiamo attenti a non creare sovrapposizioni. Quindi tu cosa suggerisci di fare, Fabrizio? Fabrizio, scusami.
si sente. No, di non sovrapporre gli eventi, ragazzi, molto semplice. Cioè, dice, lo so, visto che... lo vogliamo fare, visto che non se noi iniziamo alle 10, noi un paio d'ore riusciamo a fare entrambe le cose, ragazzi, perché poi, non dobbiamo riuscirci a fare? Sono convinto che potremmo invitare. Qual è il problema? Pure alle 10:03, pure alle 11. Sono d'accordo con te, noi potremmo fare alle 11:30, programmare l'incontro con Giuseppe Mattina. Però mi dite cosa, visto che voi siete più orfanati di me, io non... Di che cosa si parla sui giornali oggi rispetto a quello che ci eravamo detti? No, sui giornali oggi si parla, descrivono il iper legato al, al, diciamo, tutto quello che si darà alle famiglie. Scusate, no? Claudia ha detto da chiudere la piattaforma. Ci sono scritte, è uscita anche un'ANSA. Sì? Che leggo. Di, leggi, leggi, almeno condividiamo anche in commissione, così capiamo se poi... Coronavirus incontri... al piano aiuti alimentari a Palermo, fra 60 e 110 euro. Buongiorno, buongiorno Presidente, volevo dirle che l'invito è per domani, non per oggi. Ho capito, allora abbandono. Presidente, guardi, lei... Presidente, io non la farei mai abbandonare, quindi... Sarei per abusare di lei, quindi poi lo faccia lei. Bisogno, pronto? Mi sentite? Sì, buongiorno. Certo. Io, buongiorno, però purtroppo domani ho una convocazione della Guardia di Finanza. Ecco, vedete ragazzi che siamo veramente... Mi è arrivata proprio ora, 2 minuti fa. È una convocazione urgente a cui non mi posso sottrarre, altrimenti mi vengono a prelevare. No, no, no. Quella nera, Manfri. No, no. Ragazzi, se voi, diciamo, da questo punto di vista potremmo fare l'ascolto del presidente della RAP ora, siete d'accordo? Lo dico da ieri, quindi per me va benissimo. Sì, per me, anche per me va benissimo. Lo dico da ieri, almeno capire, come ti dicevo prima, quali sono le principali urgenze economico-finanziarie dell'azienda rispetto a quello che... sarà il percorso dei prossimi, delle prossime settimane. Sono Fabrizio Ferrandoni. Va bene, presidente. Allora, ragazzi, se spegnete tutti un attimo il microfono, io parlo col presidente, così iniziamo la seduta con la RAP. Perfetto, sono disponibile. Buongiorno Presidente, noi l'abbiamo disturbata e l'avevamo convocata per domani unitamente all'assessore Marino e all'assessore D'Agostino per discutere di quelle che sono le questioni economico-finanziarie e gestionali che afferiscono alla sua azienda in merito anche a quelle che sono state le notizie che sono uscite e tutta una serie di questioni che noi già conosciamo su quella che è la gestione dell'azienda, che riguardano anche quindi l'interlocuzione che c'era stata con la regione, poi insomma, quindi le sto facendo un cappello introduttivo di cose che lei ovviamente già sa, e la commissione è rimasta a qualche notizia di ovviamente che ormai è un po' datata. Quindi, d'accordo con il presidente Evole e con gli altri consiglieri, abbiamo ritenuto doverla convocare per ascoltarla su tutte queste questioni. Quindi, se lei innanzitutto ci vuol fare un'introduzione su quella che è la situazione a oggi e su quelle che sono le problematiche aziendali e la visione dei prossimi mesi, noi intanto la ascoltiamo e poi i consiglieri in chat si prenoteranno e io darò la parola ad ognuno di loro per fare un giro di domande. Andrea, non è una domanda, visto che è stato presentato il PEF da parte della società, a questo punto, se ci vuole appunto, già che c'è, esplicare sui contenuti del PEF i principali punti che riguardano appunto il PEF. Infatti ho detto sulla gestione. Va bene, grazie, grazie collega Forello, grazie Presidente, la ascoltiamo. Va bene, allora... dobbiamo distinguere due temi, il tema dell'ordinario e il tema della programmazione anno 2020. Il tema dell'ordinario, con qualche sofferenza, specialmente nei confronti dei fornitori ordinari, lo stiamo affrontando, siamo in trepidante attesa
di ricevere la liquidità riferibile ai famosi 9 milioni e 7 che il Consiglio ha accantonato a fine anno 2019 per gli extra costi del 2019. E ciò nonostante devo ammettere che facendo un po' di salti mortali, da luglio che non abbiamo più discarica fino a oggi, tutto sommato, rifiuti per strada non ce n'è. Personalmente ho pagato un prezzo molto salato per averli gestiti a bello lampo, però per la città ci sta anche. E cosa diversa è il 2020? Il 2020 noi abbiamo l'obbligo di preparare il PEF anno 2020, che quest'anno il percorso è agevolato dalla delibera ARERA, che impone una vera e propria compilazione del format che ha preparato ARERA, dove vengono inseriti i dati contabili riferiti all'anno 2018. Quindi non viene fatto altro che traslare la contabilità sul format predisposto dell'ARERA, e dove si aggiunge soltanto una voce che è riferibile agli extra costi, che sono quantificati, non c'è nulla di più di tutto questo. In base a questo format viene fuori da solo il PEF anno 2020, che noi abbiamo presentato per come esce, perché così ci impone la delibera, ma dopo che è stato presentato è stata avviata anche l'interlocuzione con l'amministrazione comunale, che è in corso anche, perché tra l'altro l'assessore Marino, che adesso ci segue, non diciamo che veramente è nuovo a tutti gli effetti, perché è un rientro in squadra, ma è stato un anno fuori ed è giusto che anche lui prenda visione di tutta la documentazione che presenta in società o al comune per poter fare le sue valutazioni. E a questo noi dobbiamo aggiungere che la valutazione la facciamo dopo tutti gli eventi che si sono verificati dovuti all'emergenza coronavirus, che ha ridesignato i contorni e il perimetro di intervento della RAP vero e proprio, perché abbiamo dovuto sopperire a quelle che sono state le esigenze di igienizzazione della città, abbiamo dovuto sopperire alle esigenze derivanti dall'aspetto di impatto emotivo e sociale e sanitario nei confronti degli operatori che sono stati chiamati da un lato a rispondere all'invito da parte del presidente, del direttore generale, a prestare la propria attività, dall'altro lato l'impatto emotivo che li invitava, per come per tutta la popolazione, di rimanere a casa. Ecco, anche in questa emergenza devo riconoscere, un po' ci è venuto incontro la realtà, si sono prodotti un po' meno rifiuti, c'è molto meno gente per strada, per cui alcuni servizi li abbiamo potuti ridurre sostanzialmente per ottemperare da un lato all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, dall'altro lato alle esigenze dell'operatore che aveva bisogno di starsene a casa, perché magari poi al minimo sintomo influenzale dal medico stesso veniva invitato a rimanere a casa, per come è giusto che sia così. E dall'altro lato abbiamo dovuto mettere in ferie d'ufficio diverse unità di personale, anche per recuperare ferie regresse. E un'altra criticità è stata determinata dall'estensione dell'applicazione della legge 104, che ha raddoppiato il quantitativo di permessi fruibili, per cui è venuto fuori un dato che a me personalmente ha allarmato parecchio quando due venerdì fa abbiamo rilevato che con le varie causali ammesse, comprese ferie e malattie, erano assente dal servizio circa 600 unità di lavoratori, e che hanno un impatto da un lato economico, ma dall'altro lato anche dal punto di vista di resa nella erogazione del servizio. Quindi
Per quanto riguarda l'anno 2020, che mi sembra che sia il tema che la Commissione sta affrontando, c'è un serrato confronto con l'amministrazione comunale proprio per valutare le varie sfaccettature, per capire se sulla predisposizione d'ufficio che la RAP già ha fatto e sul quale già è venuto fuori il PEFTARI, ma già l'ente preposto alla validazione si è pronunziata che, dicendo che è coerente, parlo della SRR, ma già si sta interloquendo per vedere se ci sono margini per operare delle economie, ma li stiamo vedendo tutte eventualmente in un'ottica di impatto anche dell'ultima ordinanza del Presidente della Regione che prevede alcuni assi di intervento su quello che può essere l'aspetto autorizzativo degli impianti, perché noi lì siamo stati anche abbastanza duri con la Regione chiedendo conto in ragione della settima vasca che ancora non viene fuori e che incide parecchio, l'avere la disponibilità o non averla incide parecchio sui conti finali del PEFTARI 2020, perché gli extra costi sono dovuti alla mancanza della settima vasca. E io continuo a ribadire, come ho sempre detto, che per quanto riguarda il piano di intervento che il Comune di Palermo ha presentato alla Regione e che prevede un impianto di smaltimento finale a Belolampo, la mancanza della settima vasca impone ad affermare con assoluta sicurezza che gli extra costi non sono imputabili al TARI, perché nel piano di intervento del Comune di Palermo non erano previsti questi maggiori costi di conferimento, di trasporto dei rifiuti fuori dal Comune di Palermo, ma era previsto un impianto di smaltimento finale, che era la settima vasca, all'interno della piattaforma di Belolampo. Quindi, a mio avviso, parlo così da incompetente, però so leggere un po' le carte del settore, questi extra costi, ancorché vanno evidenziati nel piano finanziario del RAP per mettere in sicurezza la RAP, possono anche non essere imputati alla TARI e vanno cercate e ricercate risorse straordinarie che oggi, devo dire la verità, con l'emergenza, anche se guardiamo il bicchiere mezzo pieno, con l'emergenza possono essere dirottate dal governo centrale per evitare un aumento proprio oggi di TARI che il cittadino non sopporterebbe completamente. Io mi fermo, se ci sono poi domande vi rispondo. Ok, se c'è qualcuno che si è iscritto... Mi ero iscritto io. Ok, è iscritto. Va bene, grazie Presidente. Adesso interviene il collega Forello che vorrà porre alcune questioni e lo prego di essere, diciamo, tutti quanti molto attenti perché comunque il segnale va e viene ogni tanto. Va bene, collega Forello. Sì, Presidente, io ho ascoltato con attenzione le sue parole. Intanto, amaramente, non posso che ulteriormente rilevare che a Palermo questa amministrazione comunale è assolutamente incapace di porre in essere quello che più volte è stato definito come il controllo analogo. Perché lei oggi qui ci sta dicendo una cosa opposta e contraria rispetto a quella che, per il nome tra l'altro anche dell'amministrazione attiva, il ragioniere generale ci ha riferito lunedì, ovvero che tutti i costi che sono connessi con lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti locali sono comunque, devono comunque ex legge essere imputati alla TARI e quindi inseriti all'interno del PEF e poi delle tariffe TARI. Oggi lei ci sta ribadendo una posizione che io le dico prima o poi avrà una soluzione davanti dinanzi alla Corte dei Conti e io sono certo, per quelle che sono le mie conoscenze giuridiche, ahimè, che sarà una posizione non favorevole alla sua tesi, in cui
a prescindere dal fatto che una partecipata del comune possa avere o meno a disposizione o addirittura gestire un sito di rifiuti come Bellolampo, tutti i costi che sono connessi allo smaltimento e alla raccolta dei rifiuti locali devono essere inseriti all'interno della TAC. Quindi lei oggi ci sta dicendo invece che nel PEF ha inserito queste spese, queste necessarie risorse eccezionali che non ci sono, però si auspica che queste spese non vengano inserite all'interno di un aumento della Tari. Altra anomalia assoluta, perché come lei sa, le tariffe della Tari vengono stabilite in maniera, fedele rispetto a quelli che sono i costi previsti dal PEF. Su una cosa però sono d'accordo con lei, anche perché poi col collega Chinnici e gli altri colleghi dovranno affrontare questa vicenda. Noi ci troveremo davanti quest'anno a dover affrontare come Consiglio Comunale la annosa, secondo me non scevra da responsabilità patrimoniali, collega Chinnici, questione del riconoscimento quale debito fuori bilancio di quelle che sono le prestazioni fatte dalla RAP per portare rifiuti fuori da Palermo, e dovremmo riconoscerle come debiti fuori bilancio, nonostante, come le ho detto prima, l'SRR e la RAP avrebbero potuto e dovuto prevederle nel PEF precedente, nonostante tutto ciò era preventivabile e comunque si poteva prevedere. Noi dovremmo fare questa operazione. Per me questa operazione sarà implicherà, per chi voterà questa operazione in Consiglio Comunale, una responsabilità patrimoniale, perché non si potrebbe fare secondo legge. Ma a prescindere da questo, e arrivo quindi alla riflessione con lei, certo nel 2020 non lo possiamo più fare. Per il 2020 si parla di costi che voi avete ampiamente previsto e inserito nel PEF. Come potete pensare che, io ora non so quanti sono, ecco, lei dovrebbe essere per favore un po' più chiaro da questo punto di vista, quanti sono gli extra costi previsti nel 2020? 15, 20 milioni di euro, quanti sono? E lei presume che questi 15, 20 milioni di euro il Comune di Palermo, perché solo il Comune di Palermo li può ovviamente dare alla RAP, perché con la Regione sappiamo come siamo messi, il Comune di Palermo li possa dare attraverso altri fonti, probabilmente attraverso finanziamenti che dovrebbe dare il governo nazionale, però per una questione emergenziale che non ha nulla a che vedere con l'emergenza che il Comune di Palermo già viveva. Io, lo sa, l'apprezzo sempre per la sua attività e per come sta cercando di condurre una situazione difficile, però dal suo intervento io rimango molto preoccupato, perché vedo moltissima confusione e approssimazione nell'affrontare una vicenda che da tempo doveva essere affrontata. Poi voi oggi mi dite, certo, ai cittadini non si può chiedere l'aumento della Tari, anche io lo dico. Infatti il risultato di questo, se non arriva una manna dal cielo, sarà il fallimento della RAP, perché la Tari non verrà sicuramente aumentata. E se il Comune di Palermo non avrà questi soldi, che succederà alla RAP? Questo mi deve rispondere lei nel 2020. Cioè, se voi non ricevete questi soldi entro il 2020, che succede? Fallite? Oppure no? Queste sono questioni che devono essere affrontate, perché noi non possiamo sperare che domani il presidente Conte, che adesso è diventato l'amico di tutti, prima era il diavolo, ora è diventato l'acqua santa, per me non è mai stato né il diavolo né l'acqua santa, ma lo vorrei definire come il romanzo di Musil, l'uomo senza qualità. Oggi tutti sperano sul fatto che il governo, visto che c'è una situazione emergenziale, possa salvare comuni e partecipate, ma anche da problemi che non sono collegati al Covid, o all'emergenza Covid. E questa, è una speranza, non dico vana, ma certo sperare solo su questo significa creare un castello che oggi è di sabbia, visto che gli unici soldi che in questo momento il governo ha dato ai comuni sono anticipazioni di soldi che già aveva diritto ad avere. Quindi non stiamo avendo nessuna erogazione ulteriore rispetto a quella. Ho finito, grazie, scusi Presidente. C'è il collega Ferrandelli. Sì, poi parlo anch'io. E poi Chinnici. Ferrandelli.
Ma non c'è Ferrandelli, è collegato. Andrea, non ti sento, scusami. Stai parlando con me? Dovresti intervenire tu adesso, è il tuo turno. Leva il video e lasci l'audio, che può essere che il segnale ti aumenta. Mi sentite? Sì, sì. Fabrizio, ma devi cambiare connessione. Guarda, ho quella del comune. Provo quella del comune, lo sai, non funziona niente nel comune, puoi usare pure la connessione del comune. Posso intervenire? Sì. Presidente Mineo, mi ha dato la parola? Sì, 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 vai. Sì, 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 sì. Allora, io ho ascoltato con stupore la relazione del presidente della RAP Norata e devo dire che la sua breve relazione, nonostante diciamo sia umanamente portato diciamo a riconoscergli anche una simpatia personale, devo dire non mi sembra una relazione da chi ricopre un ruolo di responsabilità. Lo voglio dire per onestà intellettuale, perché a me sembra che il presidente Norata non abbia il polso dell'azienda che sta presiedendo. Credo che ci sia una grande responsabilità politica nella dirigenza dei vertici dell'azienda RAP, quindi non nei propri dipendenti dal punto di vista dell'ufficio dell'amministrazione o della direzione dell'azienda, ma parlo proprio di responsabilità politica di chi presiede, di chi è amministratore e di chi chiaramente diciamo sta all'interno del CDA. Lo dico perché non si può immaginare un aumento così cospicuo della Tari e di una non previsione di spesa, perché non lo diciamo da mesi. Devo dire che noi abbiamo avuto una riunione in consiglio comunale in cui noi stessi siamo stati oggetti a critiche proprio da parte della vostra azienda in merito a preoccupazioni che invece adesso si stanno puntualmente realizzando. E se voi vi ricordate, io contestai fortemente già l'allora assessore Marino quando propose quella riduzione simbolica della Tari, perché dicevo che in quell'occasione si stavano prendendo in giro i palermitani, perché lì si diminuiva del 5% la Tari per poi aumentargliela di un altro 25% perché i conti erano lampanti agli occhi di tutti. E mi ricordo anche uno scontro fortissimo che io ho avuto con l'assessore Catania, che è stato fino a qualche settimana fa assessore all'ambiente, aveva la delega ovviamente sulla RAP, per quanto concerneva la vicenda Bello Lampo, perché lui in più di un'occasione è venuto trionfante anche in consiglio comunale dicendo di avere la valigetta piena di soldi dalla regione per quanto riguardava la gestione della vasca di Bello Lampo. Noi dicevamo che invece non c'era nessuna evidenza e che un impegno politico è pur sempre una chiacchiera di un politico e che noi riconoscevamo soltanto atti amministrativi formali. Quell'atto amministrativo formale poteva essere il disegno di legge presentato in assemblea regionale, ma mai votato, quindi anche quella una mera intenzione di sensibilità politica che poi avrebbe dovuto trovare una maggioranza d'aula per poter essere esplicativi. Voi in quell'occasione dicevate che io gridavo al lupo, io ho detto, voi oggi mi date di quello che grida al lupo, addirittura dello sciacallo. Io ho avuto un grande scontro, c'era presente anche l'assessore Prestigiacomo, mi avete dato anche quando c'era il sindaco dello sciacallo, dopodiché lo sciacallo Ferrandelli oggi invece era il veggente, ma non perché ho capacità di vittoria, semplicemente perché ho capacità di lettura dei documenti economici finanziari che voi presentate e del PEF Tari che fino ad oggi avete presentato. Per cui, per quanto mi riguarda, io lo dico con molta chiarezza, diciamo, oggi voi non state nient'altro che conclamando una vicenda che era ampiamente già conclamata e prevedibile, e il fatto che ci arriviate in misura quasi di emergenza dimostra tutta l'incapacità della gestione politica della vicenda che lei divide con il sindaco che l'ha scelto, motivo per il quale io credo che non ci sia altro modo di chiudere la vicenda se non
con una presa di posizione politica chiara, che dal mio punto di vista è una richiesta di dimissioni nella sua persona. Dopodiché io le chiedo anche al Presidente Onorata in che città vive, perché lei mi dice che la città tutto sommato è pulita, io non so lei in che città vive. Perché se lei mi dice che è pulita Castelbuono, io sono d'accordo, è vero, mi sembra abbastanza pulita. Se lei mi viene a dire che i quartieri della nostra città, anche ora, in un momento in cui le persone stanno a casa e in cui potrebbe essere il servizio migliorato, non mi sembra che noi viviamo in una città pulita e soprattutto adeguata, e il servizio sia adeguato alla richiesta di sacrificio economico che noi chiediamo ai palermitani. Glielo dico con molta chiarezza, perché io questo è quello che penso. Vedo una città sporca e non mi sembra che adesso la colpa sia dei panormosauri, perché è vero che una responsabilità noi la dobbiamo dividere anche con i cittadini che non collaborano, però nel momento in cui tutti stiamo a casa e in cui sarebbe anche facilmente gestibile la città, perché è vuota, è più ordinata ed è più facile fare sistema, ma non mi sembra che la RAP stia dando un segnale di efficacia e di efficienza. In relazione al personale, io proprio le rimprovero l'assenza di polso che lei ha col personale, e le chiedo anche in maniera formale, in merito a un video di segnalazione che io le ho girato, io ne ho girato altri, sono stati presi provvedimenti formali per quegli operatori della RAP che ad emergenza conclamata stavano senza misure di sicurezza, pur avendole, scherzando e giocando in via Polito e trasmettendo un clima di paura e di incertezza fra i cittadini? Io questo glielo chiedo, perché non le chiedo della preoccupazione di chi, essendo operatore, chiaramente con un'emergenza conclamata deve scendere a fare il proprio lavoro, ma chi questo timore lo ha superato ed è in strada, in servizio, deve comportarsi come un dipendente di una società pubblica, ma per come si deve e per come si rispetta, senza episodi né di goliardia, senza perdere tempo, perché può essere fisiologica una pausa, ma non è fisiologico, fra virgolette, il cazzeggio degli operatori che noi paghiamo e per i quali sta chiedendo lei un potenziale aumento della tariffa dei rifiuti ai palermitani, e il servizio non mi sembra adeguato. Io questo glielo dico perché lei deve sapere con chiarezza come la penso io in merito a questa vicenda, ma anche ad altre vicende, che ne abbiamo segnalate altre in zona Viale Strasburgo. Quindi noi non possiamo da una parte chiedere sacrifici ai palermitani chiedendo di pagare di più per il servizio, quando poi chi eroga il servizio non si mostra all'altezza delle aspettative di quei cittadini per bene che pagano i tributi e che non vedono né effettuato un servizio, e dall'altra parte non vedono un atteggiamento consono ad un dipendente che può essere a tutti gli effetti dichiarato un dipendente pubblico. Dopodiché io credo che la RAP, al di là del chiedere cassa, non abbia un piano industriale e una politica conducente. Lei chiede sempre somme, sempre di più, per coprire servizi già scadenti. Ma qual è l'azione di rilancio che lei ha per questa azienda? Qual è il piano industriale? Qual è la visione di cui lei è portatore? Perché non si vedono né effetti, e lei già c'è quasi da più di 2 anni in sella all'azienda, né si vedono risultati significativi. Credo che come gestione ci approssimiamo a gestioni precedenti che non sono state particolarmente brillanti. Ma lo chiede lei perché io dovrei chiedere ai cittadini palermitani di andare a pagare un servizio scadente senza una visione di città? Ma piuttosto la metto sul mercato, visto che tanto voi dite che cosa va. Per quanto mi riguarda, privato per me non è sinonimo di inefficienza, anzi può essere sinonimo di efficienza, non è sinonimo di malaffare, è sinonimo semplicemente di economicità e di efficienza. Se voi non siete nelle condizioni di poter andare avanti, a questo punto il servizio lo si mette sul mercato e vediamo se ci sono altri operatori più qualificati ai quali dare sanzioni in caso di non erogazione del servizio, a quel fine del servizio, perché non mi sembra che ci sia un piano di rilancio per l'azienda. Mi sarei aspettato dopo un po' di tempo una collaborazione con altre società, magari più avanti, una fra tante, ne penso, la 2A, si fa una partnership, sì. Industrializzano i processi, si fanno degli investimenti produttivi, si va di questa azienda anche un'azienda moderna che dovrebbe produrre ricavi, non sempre perdite. Sulla vicenda di Bellolampo, ma da principianti, ma non lo sapevate che la regione non vi dava un euro e che questo se la pagava l'azienda? Questo da io, eppure io ve l'ho detto mesi fa,
in aula, e lì mi avete anche puntualmente deriso. Io dicevo, io non voglio fare lo scontro né con Catania né con la regione, vi dico che la pagherà la RAP. E voi eravate rastrenate. Non vorrei che l'atteggiamento di allora fosse stato un gesto di furbizia per chiudere il 2019 e cominciare a battere cassa nel 2020 per porre il problema, perché già nel 2019 questo problema era ampiamente prevedibile e conosciuto. Ora, questo è il mio pensiero, motivo per il quale io faccio barricata, 26%, 5%, manco l'1% per me, dovete friggere con l'olio che avete. E se avete avuto rassicurazioni politiche, ve ne andate da chi vi ha rassicurato politicamente e chiedete il conto allora, non ai palermitani. Questa è la mia posizione, io gliela dico, lei la chiara, la sosterrò pubblicamente, la sosterrò in aula, lo farò quando saranno presentati i contratti di servizio, quando saranno presentati i bilanci, quando ci sarà chiesto di votare il PEF Tari, quando ci sarà chiesto di votare un aumento, lei vedrà. Erano pochi gli emendamenti che abbiamo presentato alla loro amministrazione dell'ex AMIA quando volevamo aumentare la Tari. Lei vedrà quello che le faremo, se le dovrà mai condividere con l'amministrazione la richiesta dell'aumento del tributo. Io voglio che, per la chiarezza dei rapporti che noi abbiamo, per la simpatia umana che io nutro nei suoi riguardi, sappia le cose direttamente dalla mia persona e non soltanto tramite altri mezzi. E dopodiché la prego di dirmi se sono stati presi dei provvedimenti per quei dipendenti non adempienti. Grazie. Io solo faccio un piccolo inciso, ricordo al collega Ferrandelli, ricordo a me stesso che sulla vicenda AMIA, Gesip e via discorrendo, evitiamo di aprire, perché io, diciamo, ci ho scritto un libro, quindi meglio che e non parliamo. In questo momento sto presiedendo, ho le mie idee anche sulle partnership con le società private, però non è questo il momento. Grazie collega Ferrandelli, e la parola al collega Chinnici. Sì, buongiorno Presidente. Io, contrariamente a quanto detto dal collega Ferrandelli, non nei contenuti che condivido a macchia di leopardo, ma ho ascoltato con interesse e non con stupore, perché lei ha detto la verità, anche perché la verità è sotto gli occhi di tutti. Non posso fare un copia e incolla, magari come fa il collega che da 10 anni a questa parte chiede le dimissioni sine die dei dirigenti di RAP. Io sono abituato a, siccome il 2022 è qui alle porte, vorrei costruire, vorrei ricostruire se c'è da ricostruire, fermo restando che lei si è trovato a gestire un'azienda che ha le sue peculiarità. Ma andiamo nel merito della questione. Io gli extra costi del 2019, lo diceva il collega Forello, vorrei capire come e poi confrontandoci anche tra di noi, perché dovremmo noi in questo frangente noi salvare la RAP, e mi può stare pure bene, perché tramite un debito fuori bilancio dell'intera somma dovremmo andare a votare questo e quindi colmare il 2019. E vi è un copia e incolla anche per il 2020, che essendoci la bello lampo, come dire, chiusa, paradossalmente potremmo pure dirlo che è chiusa, perché ci sono i viaggi della speranza dei rifiuti verso le altre discariche, e vorrei capire quant'è l'ammontare di questo costo per il 2020. Ed è chiaro che questi costi nessuno li vuole come dire addossare ai cittadini palermitani, che rispetto nel caso di specie dico non hanno nessuna responsabilità.
E vorrei capire chi ci può dare una mano e voi che interlocuzioni avete rispetto a questo, perché se per gli ultimi mesi del 2019 il costo è di 9.700.000 euro, vorrei capire il 2020 che proiezione abbiamo per anch'io per il 2020. Poi vorrei capire sulla settima vasca che notizie abbiamo, perché purtroppo qui ragioniamo ancora a vasche, e questo secondo me la politica si dovrebbe occupare di questo e non di altre cose, perché oggi se la RAP è in ginocchio una grossa responsabilità sono i ritardi relativamente alla gestione dei rifiuti a 360 gradi. Io dal consigliere Ferrandelli mi sarei aspettato questo tipo di intervento e non un attacco, ripeto, che in parte condivido per alcune cose, perché sono stato un consigliere di circoscrizione, so nei territori le lacune che ha molto spesso questa azienda per carenze di personale, anche per problemi gestionali, però sicuramente non mi posso arroccare ad una miopia attaccando il dirigente di turno, e molte cose secondo me sono da imputare alla, magari a una gestione politica e non a una gestione dirigenziale, ma politica non politica di questa amministrazione, politica rispetto a una gestione dei rifiuti che secondo me è arcaica, è datata, non va più. Quindi rispetto a questo vorrei capire che, appunto, che interlocuzioni abbiamo rispetto alla che notizie abbiamo rispetto alla settima vasca. E poi sicuramente sarà utile e opportuno il confronto politico con l'assessore Marino e l'assessore al bilancio che faremo domani. Io ho finito, grazie. Se non ci sono altri interventi, io darei la parola al presidente Norata per le repliche alle domande poste dai colleghi. Eccomi. E allora, nessuno ha mai celato i problemi che RAP può avere. Io non sento, scusatemi, sono io che non sento. Pronto? Io sento benissimo. Io pure. Non lo so, posso continuare o... Fabrizio ha il problema della connessione del comune di Palermo. Sì, ma noi evidentemente abbiamo connessioni private, vanno bene. Sì. Allora, io la prima cosa che voglio dire, non so se devo continuare o meno, altrimenti mi fermo. Non... Fabrizio, ci senti? La prima cosa che voglio dire è che nella rispondenza col piano di intervento presentato, approvato in consiglio comunale, presentato alla regione, dove non è previsto l'uscita dei rifiuti dalla città di Palermo presso impianti terzi, e da questa è la rispondenza di non inserire nella TARI gli extra costi, deriva da questo, non dal fatto che vanno o non vanno inseriti. Io non sono nel merito di questo, io dico soltanto che è la mia convinzione, perché vanno letti il piano di intervento con quelle che sono le straordinarietà che si presentano. Questo è il mio punto di vista. Poi se il ragioniere per conto del comune ha un'altra visione, quella è una proposizione che farà al consiglio comunale e all'amministrazione comunale. Però dal mio punto di vista... Presidente, non è che ce l'ha però l'amministrazione, scusi, non, e non intervengo più, è la Corte dei Conti che ha affermato questi principi. Cioè, vengono dalla Corte dei Conti, poi noi possiamo fare quello che vogliamo, però, diciamo, questo è l'assunto della Corte dei Conti sugli extra costi, in generale, che vanno tutti inseriti all'interno. Correttamente, parla di conferimento e smaltimento, che vanno inseriti nel TARI dell'esercizio. Però nel piano di intervento il conferimento, lo smaltimento è previsto a Bellolampo, non è previsto altrove.
Quindi se ci sono costi aggiuntivi, a mio avviso, ripeto, poi è chiaro che può darsi che mi sbaglio, non lo so, lì c'è da fare una valutazione più puntuale dal punto di vista giuridico, ma non è mia. Io l'ho inserito nel piano finanziario anni 2020. La Tari quest'anno la proposizione viene da Arera, con i calcoli che fa Arera, e poi se ci sono posti che possono essere tirati fuori dalla Tari è un altro ragionamento che va fatto in consiglio comunale con l'avallo degli uffici comunali. Però il piano di intervento del Comune di Palermo non prevede lo smaltimento fuori dal territorio del Comune di Palermo, punto. Mi fermo qua, altre valutazioni sono valutazioni politiche che voi dovete fare, non sono io sicuramente. E gli extra costi però non ci ha detto quanto li avete quantificati per il 2000? No, ve lo dico subito. Allora, gli extra costi è il costo complessivo è 30 milioni di euro all'anno. 30 milioni di euro, perfetto. E possono ridursi qualora con l'avallo della regione abbiamo la possibilità ancora una parte dei rifiuti che è il compost grigio di utilizzarla ancora nell'ambito della sesta vasca per risagomature miscelata adeguatamente alla terra vegetale, al terreno vegetale, che questo ci consente di risparmiare un po' di soldini, almeno un 4-5 milioni di euro, ma qui deve essere la regione a darci l'autorizzazione. Presidente, poi mi taccio, te lo giuro, Presidente, è la no, RAP... L'auro. No, te lo giuro, la RAP ha bisogno di questi soldi entro quando? Cioè fino a quando potrà gestire o continuare a gestire il sistema senza avere questi soldi aggiuntivi? Cioè questa è una domanda fondamentale che noi dobbiamo capire in che tempi e termini dovremmo muoverci. Allora, due cose sono da distinguere. Uno è il piano finanziario anno 2020 e questi soldi ci servono. L'altro è la disponibilità di liquidità. Questo io voglio sapere. Certo. Noi fino a oggi non abbiamo ricevuto ancora un centesimo da nessuno. Eppure sono 8 mesi già che lavoriamo in emergenza in questo senso, attingendo ai crediti ordinari. Infatti. E fino a quando questo sistema è sostenibile, Presidente? Fino a quando questo sistema è sostenibile? Io ti do la chiamata perché mi sto cominciando a innervosire. Tu ti prenoti e poi fai la domanda. Perché dai, ci sono... Andrea, è importante. Siamo arrivati al dunque. Non fare lo stupido. Siamo arrivati al dunque. Fino a quando? Un attimo. Non è corretto nei confronti dei colleghi. Dai, Andrea, stiamo cercando di arrivare a sapere le cose. Cose importanti. Ma si è scritto tutto, lo facciamo rispondere su tutto, dobbiamo fare domande continue. Presidente. Non è corretto nei confronti dei collega. Cosa parliamo? Ok, devo fare una domanda quando dite voi. Quando dite voi devo fare una domanda. Parlerà su tutto, non c'è nulla da nascondere, se non sono esaustive alcune cose, poi si fanno le domande alla fine. Va bene, mi scrivo a parlare. Io ritengo che se si chiude l'iter burocratico e amministrativo per liquidare i 9,7 milioni e buona parte dei vecchi crediti che RAP vanta nei confronti del comune, noi almeno fino a metà anno tranquillamente possiamo andare avanti con attingendo ai crediti ordinari. Questo è fondamentale, però è chiaro che ne abbiamo bisogno perché poi diventa complicato potersi gestire. Al consigliere Ferrandelli, che è noto anche a me, che lui è un profondo conoscitore dei documenti esitati in comune, e mi permetto così di invitarlo a approfondire l'ultimo piano industriale presentato, a cui già è stato dato corso. Perché la settimana scorsa abbiamo già presentato e pubblicato la delibera col bando per il progetto di finanza e quindi apertura anche a privati per il potenziamento della piattaforma impiantistica del Bellolampo. Nel piano industriale è l'impianto di trattamento anaerobico per 150.000 tonnellate che è idoneo a soddisfare il fabbisogno di tutta la SRR area metropolitana e quindi
con risposte chiare della politica nei confronti delle istanze presentate dagli altri comuni dell'area metropolitana almeno. Parliamo di 150.000 tonnellate di organico. Perché guardate, se una cosa c'è, permettetemelo, in questo momento che funziona, è proprio l'impianto di compostaggio di Bellolampo. Dovete solo farvi un calcolo. Ci sono comuni della provincia di Palermo che spendono per conferire l'organico 250 euro a tonnellata e rasentano il dissesto finanziario. Il comune di Palermo non li spende queste risorse perché per fortuna ha il suo impianto di compostaggio. In questa prospettiva si sta dando una visione diversa di Bellolampo e veramente vi invito ad approfondire il piano industriale, perché nel piano industriale di RAP non si parla più di vasche, ma si parla di chiusura della filiera con l'assetto e il nuovo assetto impiantistico. Approfondiamolo e condividiamo le scelte poi sulle tecnologie eventualmente che si vanno a fare per Bellolampo, in tutta sicurezza ambientale. È anche vero una questione, qui me ne dolgo, ma devo avere anche rispetto per la natura umana, per gli operatori di RAP. In questo periodo di emergenza, ove la città è pressappoco deserta, e potevamo dare dei segnali più incisivi per quanto riguarda il ritiro dei rifiuti in città. È vero. Però è proprio per in forza dell'emergenza che non è stato possibile. Abbiamo avuto, come è noto a tutti, carenza anche per dotarci dei dispositivi di sicurezza. Devo cogliere anche l'occasione, e questa è anche un'occasione buona, perché è giusto che la politica nella sua interezza conosca i fatti. Noi abbiamo dovuto per certi versi elemosinare, perché si è fatto un cartello a livello internazionale sui dispositivi di sicurezza per i lavoratori. Non si trovano in Europa dispositivi, le mascherine, le famose mascherine. A noi ci hanno aiutato enti come GESAP, piuttosto che la Questura, piuttosto che i cantieri navali, che ci hanno reso disponibile un congruo quantitativo di mascherine per sopperire nell'emergenza. Ci sono stati operatori che sono usciti anche senza mascherine, lo devo riconoscere, ma hanno ricevuto solo un appello da parte del sottoscritto, del direttore, perché i dispositivi di sicurezza, quelli che i famosi dispositivi FFP2, che sono eccessivi a mio avviso, perché il rischio biologico in RAP si può correre principalmente solo all'interno degli impianti di smaltimento a Bellolampo, all'interno del TMB o all'interno della discarica quando si gestiscono i rifiuti, o in alcuni momenti dove il rifiuto viene toccato con mano dai lavoratori, e lì noi siamo particolarmente esigenti. Sia tranquillo, e in parte mi permetto di dire anche sereno, il consigliere Ferrandelli, che quando i lavoratori vengono dotati dei dispositivi di sicurezza e li usano in maniera maldestra o non li usano affatto, vengono sanzionati. E sono stati sanzionati i lavoratori che hanno lavorato in maniera maldestra. Io voglio ricordare a tutti, ma non per vantarmi, perché non godo personalmente nel somministrare sanzioni ai lavoratori o ai fornitori. Io voglio il servizio reso dai lavoratori e voglio l'attività resa dal lavoratore. Ma nel 2019 sono state somministrate 600 giornate uomo di sanzioni agli operatori. Per dire questo, non perché mi voglio vantare, per dire che siamo attenti al che il lavoratore possa rendere in maniera seria alla città di Palermo un servizio per il quale viene pagato tranquillamente, per il quale il cittadino paga un tributo pesante, mi permetto di dire eccessivo, perché nei confronti nazionali non è poi così elevato, ma potrebbe pretendere di più il cittadino di Palermo effettivamente per quello che paga. Massima l'attenzione da parte dei vertici di RAP, massima l'attenzione da parte dei dirigenti di RAP
nel pretendere dai lavoratori quello che è giusto che devono dare i lavoratori. È chiaro che in questo momento stiamo valutando anche tutti gli strumenti per consentire l'applicazione delle direttive e delle ordinanze che provengono dal Consiglio dei Ministri e dalla Protezione Civile per attivare il lavoro agile, per attivare gli strumenti che ci consentono di permettere ai lavoratori di rimanere a casa anche in maniera di usufruire ferie e regresse, o se è il caso stiamo discutendo anche con i sindacati, a breve ci sarà una consultazione per accedere agli strumenti derogatori della cassa integrazione e potere per i servizi ritenuti non strettamente indispensabili in questo momento. Mi riferisco ai centri comunali di raccolta, sono servizi, chiamiamoli in questo momento secondari, visto che il cittadino è invitato a stare a casa, e che quindi abbiamo ridotto notevolmente. In questo momento i centri comunali sono chiusi, ma siamo disponibili, qualora la situazione migliora, a rivedere questa situazione. Ma nel contempo inviteremo possibilmente i lavoratori a usufruire della cassa integrazione straordinaria. Quindi siamo particolarmente impegnati in questo senso per venire incontro alle esigenze della città per i servizi essenziali, ma anche alle esigenze del lavoratore per poter dare loro la possibilità di rimanere a casa e tutelare la salute dei lavoratori e dei cittadini tutti. Non so se è soddisfacente o se ci sono altre cose che ho dimenticato. No, Presidente, sono io, stretto a Mineo di poter intervenire. Adesso, allora, se non sbaglio, c'era già l'ultima domanda che doveva fare il consigliere Forello e poi subito dopo il consigliere Ferrandelli. E poi io. E poi Chinnici. Quindi un altro giro di domande. Forello, Ferrandelli, Chinnici. Grazie. Prego, Forello. Sì, Presidente, a me dispiace che molto spesso si crei una confusione o comunque una incomprensione rispetto a quelle che dovrebbero essere, a quelli che dovrebbero essere i percorsi che la nostra commissione dovrebbe fare, anche per essere utili, perché altrimenti noi possiamo anche ascoltare quelle che sono le notizie di tutti ed essere degli informati per poi parzialmente informare. Diciamo che così io mi sentirei l'utile idiota all'interno di un sistema comunale che va da sé. Ecco perché le facevo quelle domande, perché quelle domande potrebbero attribuire un minimo di, diciamo, dignità al lavoro che noi cerchiamo di svolgere, ma che in questo momento poca dignità. Posso parlare senza essere interrotto neanche dal Presidente, oppure qualcuno si deve sempre interromettere? Io chiedo di intervenire dicendo quel cazzo che voglio senza che nessuno mi si interrompa, per favore, perché altrimenti diventa veramente una situazione in cui uno manco può esprimersi. Allora, siccome ritengo abbastanza inutile la nostra funzione, sia per quello che ha determinato disposizioni del governo, che hanno sostanzialmente spogliato gran parte, diciamo, delle funzioni che il Consiglio Comunale avrebbe potuto avere, sia in generale per quelle che sono state le capacità che abbiamo dimostrato, io volevo da lei delle risposte per comprendere come noi possiamo aiutare. Allora, lei dovrebbe essere più preciso nel dirmi entro quando voi avete bisogno di quelli che sono i soldi del 2019, entro quando avete bisogno di questa liquidità per poter garantire il servizio, dicendomi per esempio se entro 15 giorni questi soldi non arrivano io non sarò più in grado di garantire il servizio che sto garantendo, faccio un esempio, e successivamente entro quando avrà bisogno degli altri soldi del 2020 per continuare a garantire la continuità del servizio. Abbiamo un'azienda che è l'AMAT, che in questo momento è sotto l'attenzione, diciamo, della corte dei nostri revisori, perché c'è un pericolo di gestione di continuità aziendale. A me interessa questo per porre in essere, poi domani noi abbiamo una conferenza dei capigruppo, se buoni Dio questa cosa è urgente, a prescindere dal fatto che per me si possa o non si possa fare, che sia o meno scevra da responsabilità o meno patrimoniali, ma comunque si deve affrontare. Allora, se lei mi dice oggi che questa cosa
cioè i soldi del 2019 lei ha bisogno di averli subito, e se entro un mese non ce li ha non può garantire il servizio. Io domani in conferenza dei capigruppo chiederò al presidente Orlando che questa questione possa essere affrontata, chiederò agli uffici della ragioneria che questo debito di fuori bilancio sia determinato e definito e via dicendo, semplicemente questo. Ecco perché faccio domande dettagliate e chiedo risposte dettagliate, per poter essere più utile, altrimenti io metto pausa mentre vi ascolto, mi faccio una corsetta e faccio altro. Grazie presidente. Posso? Ugo, scusami, non era per dirti, io ti volevo semplicemente dire poc'anzi, siamo qua proprio per fare le domande, era semplicemente per dare un ordine, perché pure gli altri consiglieri... Presidente, erano... scusami se poco fa sono intervenuto senza autorizzazione, no, chiedo scusa. Non sono abituato a zittire nessuno, e soprattutto non mi permetterei mai. Era semplicemente per seguire l'ordine, quindi non so se il presidente vuole rispondere alla domanda. Facciamo le domande, presidente Mineo, facciamo le domande a giro e poi risponde il presidente Norata. Ok, Ferrandelli, Chinnici e poi il presidente risponde. Sì, io capisco che il presidente Norata mi risponda così, perché credo che tenda a giustificare l'operato dell'azienda. Io continuo a mantenere il punto di vista personale, credo che non sia adeguata la gestione dell'azienda, credo che non si tratta di un piano industriale ma di un piano industrioso, perché non mi è chiaro anche circa l'apertura ai privati, quali siano stati sui progetti di finanza, quali siano state le linee guida, e soprattutto non mi sembra che ci sia stato un adeguato dibattito anche con l'organismo consigliare, che poi è colui che vota il contratto di servizio e quindi condivide con l'affidamento del contratto di servizio le scelte dell'azienda. Dopodiché, lasciando la divergenza dei punti di vista ai luoghi opportuni, che saranno quelli sicuramente del Consiglio Comunale, le chiedo invece in questo momento, nel quale lo scontro deve essere sicuramente posticipato alle motivazioni invece di fronteggiamento del coronavirus, le chiedo di conoscere a che punto siamo con le sanificazioni, sia delle strade, se sono arrivati i soldi regionali, cioè, su questo punto, cioè su quello che la RAP sta facendo, non nell'ordinario, ma nella gestione invece di questa vicenda, qual è il polso? Perché voi ci mandate un calendario dei quartieri con le significazioni, però io vorrei veramente capire da lei che ha il polso come sta andando e se c'è qualcosa che invece possiamo fare. E poi adesso Chinnici. Sì, no, solamente per completezza, perché al di là della veemenza negli interventi, insomma, capita a volte. Il collega Forello diceva cose correttissime rispetto alla visibilità, fermo restando che qui lo dico a gran voce, non dobbiamo confondere l'interlocuzione che facciamo con i presidenti delle partecipate rispetto all'interlocuzione che dobbiamo avere e avremo in futuro con la gestione politica in seno alle partecipate, perché questo è importante. Detto questo, era utile capire, perché sento parlare sempre di questi extra costi del 2019. Presidente, lei che visibilità, cosa gli hanno detto, quando il comune pagherà questa somma? Perché in questo indosseremo tutti la maglietta della RAP, nel senso che faremo di tutto per far avere queste somme subito, anche perché non è neanche una domanda, non gliela pongo, questi soldi alla RAP servono subito, servivano ieri, quindi, e non domani, rispetto a questo. Ed è importante capire adesso e subito, per il 2020, come intendiamo procedere, che aiuto le possiamo dare noi. È questa la cosa, la vera domanda, il vero nocciolo, perché la RAP rischia di essere messa in ginocchio a causa dell'assenza della settima vasca, e non è colpa della RAP. Io anzi colgo l'occasione per ringraziarla per quello che ha fatto per la città, e non lo dico perché tra di noi vi è un rapporto
amicale, ma lo dico da cittadino palermitano, perché non so quante persone si sarebbero assunte la responsabilità di portare i rifiuti a Bellolampo e non lasciarli in città, perché so anche che rispetto a questa gestione qui lei ha avuto anche delle sanzioni e ne ha risposto anche personalmente. Molti avrebbero fatto come Ponzio Pilato, avrebbero lasciato i rifiuti in città perché avendo la saturazione della vasca, insomma, non era più un problema suo, ma con grande senso di responsabilità si è risolta anche questa. Però andando nel merito della discussione, appunto, volevo capire dal punto di vista economico come il Consiglio Comunale, anche per la nostra parte, può diciamo, aiutare questa gestione di RAP. Ecco, mi piacerebbe capire questo. Grazie, collega Chinnici. Se sono chiare le domande, darei la parola subito al Presidente Onorata per replicare ai tre quesiti. Sì, allora rispondo all'avvocato Forello e contestualmente a Chinnici, perché presso poco sono connesse le due domande. E gli extra costi del 2019 che RAP ha sostenuto già per intero, è urgente che entrano nelle casse di RAP, i 9 milioni e 7 che il Consiglio ha accantonato a fine anno. L'iter è stato già avviato, mi pare che proprio in questi giorni, e il Consiglio lì ci può aiutare, deve venire in Consiglio Comunale per il riconoscimento quale debito fuori bilancio. Abbiamo chiesto agli uffici anche di preparare la delibera per il debito fuori bilancio anche dei 20 milioni di euro di crediti già allineati degli anni precedenti, che risalgono agli esercizi del 2014 e del 2015 già riconosciuti dal Comune. E questo è l'altro aiuto che il Consiglio Comunale ci può dare nell'immediato per spostare leggermente in avanti la necessità di acquisire gli extra costi del 2020 che andremo a sostenere. In maniera tale che in questo momento, per la prima parte dell'anno almeno, li affrontiamo gli extra costi attingendo da questi crediti che già RAP vanta nei confronti del Comune di Palermo. Sono stato sintetico nella risposta, non so se sono stato esaustivo. Per quanto riguarda la domanda del consigliere Ferrandelli. Presidente, sì. Ho avuto un'ottima ricezione fino adesso, mi si è interrotta quando stava parlando. Può risintetizzare quello che ha detto? Scusate. Questo è accaduto anche a me, quindi magari spegniamo i microfoni oppure magari perfetto. Per un attimo il video, che può essere okay. Che di segnale generalizzato. Ok. No, per favore, lo ripeta, per piacere. Stavo dicendo che la risposta al consigliere Forello è connessa alla risposta della domanda fatta da Chinnici, è quella che il Consiglio Comunale sicuramente ci può aiutare ora, perché l'iter per liquidare i 9 milioni e 7 riconosciuti a fine anno è stato già avviato dall'amministrazione comunale ed è stato adottato un atto deliberativo di giunta. Gli uffici adesso dovevano preparare la delibera per il riconoscimento del debito fuori bilancio. Quindi il Consiglio Comunale immediatamente può valutare questa delibera e mettere nelle condizioni gli uffici di liquidare questi extra costi del 2019 che oggi diventano urgentemente necessari. Quindi entro la prima decade, possibilmente di aprile, deve essere definito l'iter per andare in Consiglio Comunale e averli entro aprile, possibilmente, i 9 milioni e 7. Abbiamo chiesto anche ai uffici di incardinare la delibera per il rimborso di debito fuori bilancio dei 20 milioni di euro di credito che degli anni precedenti, mi pare risalgono al 2014 e 2015, che devono essere riconosciuti quale debito fuori bilancio. Gli uffici già li hanno riconosciuti e rientrano tra quei debiti
che hanno ricondotto al riallineamento tra comune e RAP per gli esercizi precedenti. La somma quant'è, Presidente? Come? La somma di questi debiti, di questo debito, di questo ulteriore, di questi soldi di somme del 2015? E 2014 e 2015 sono 20 milioni di euro. Ah, ok. Che devono essere riconosciuti quale debito fuori bilancio. Ok. E ci serve acquisire con urgenza questa disponibilità liquida sia dei 9,7 che dei 20 milioni e dei vecchi crediti, perché così possiamo affrontare nella temporaneità gli extra costi del 2020 e quindi spostare in avanti la possibilità di liquidare gli extra costi del 2020 sicuramente dopo l'estate magari. Questa è la risposta, non so se il consigliere Forello mi ha... Pronto? Sì, ogni tanto ho sentito. Troppo. Chiaro? Abbastanza chiaro, grazie. Per quanto riguarda la domanda posta dal consigliere Ferrandelli, l'attività di igienizzazione della città è stata svolta tutta. C'è una fase di recupero perché alcuni itinerari per via delle piogge sono state sospese e che sono in fase di recupero, ma che il lavaggio strada già è ultimato e quindi lo sospendiamo perché è un'attività che non può essere replicata nell'immediato per problemi, seguendo le direttive ISPRA e con una diluizione di candeggina allo 0,05%, non può essere ripetuto se non prima di 10 giorni. Quindi adesso va sospesa eventualmente e se il caso va rifatto più avanti. Mentre l'attività con i nebulizzatori sta andando avanti per le strade secondarie che non potevano essere servite dal mezzo lavastrade. Quindi a giorni sarà ultimata anche questo tipo di attività con i nebulizzatori. La scelta del prodotto è stata operata perché è un prodotto che comunemente usiamo nelle attività domestiche e quindi è diluita in quella percentuale, è sicuramente innocuo per il genere umano, ma è anche innocuo per l'ambiente, per come indicava l'ISPRA. Quindi ritengo che la scelta è stata una scelta corretta, non essendoci altri prodotti indicati da parte delle autorità competenti. Quindi è andata avanti ed è andata avanti nel modo migliore. Non so se il consigliere Ferrandelli è soddisfatto della domanda, se ci sono poi qualche richiesta, perché magari può essere pure che qualche via ci è sfuggita, ma noi abbiamo tutto segnato nei diari di bordo, eventualmente possiamo intervenire qualora c'è qualche richiesta particolare. Presidente Mineo, posso? Sì. Sì, ovviamente mi sento soddisfatto, il Presidente ha l'evidenza, quindi io non ho altre evidenze e soprattutto stando anche io a casa, diciamo, non ho il polso dei mezzi che girano o non girano. Posso vedere ad occhio se sono stati ritirati i rifiuti o no? Mi pare di no, lo ribadisco, però diciamo sulla sanificazione no. Le chiedo però se lei può inviare i diari di bordo alla Commissione così da poter prendere anche noi atto e avere evidenza. Sì, Presidente, se lei volesse darci un riscontro su quelle che sono state le attività con magari una reportistica da inviare alla Commissione, sarebbe... Va bene, le attività già svolte quindi, ok. Sarebbe una cosa utile. Va bene. Colleghi, per il resto ci sono altre questioni. Chiaro, scusatemi un attimo così, anche per una futura lettura. Quando noi nel diario di bordo parliamo del quartiere, citiamo il quartiere, significa che è stato fatto a 360 gradi il quartiere, strade primarie e strade secondarie. Ottimo. Va bene, così poi lo verifichiamo pure. Va bene. Per me non sono altre domande. Mi pare un po' complicato fare alcune strade della città, anche molto piccole, però insomma ci fidiamo. Però la reportistica è molto utile, lei ha la mail della commissione, che è quella dalla quale riceve gli inviti, la può girare a questa mail. Va
Va bene, sarà fatto. Grazie Presidente. Se non ci sono altre domande, noi congediamo il Presidente e poi facciamo un attimo il punto sulle attività di domani e di lunedì. Colleghi? Sì, va bene. Posso, prima di salutarvi, posso rivolgere io un invito alla Commissione? Sì. Ognuno per la sua parte, visto che c'è in prospettiva la riunione di capigruppo, come diceva anche il Presidente del Consiglio l'altro giorno, e cercate di calendarizzare, questo è l'aiuto che il Consiglio Comunale può dare a RAP, di accelerare il processo per l'approvazione dei debiti fuori bilancio a favore del RAP, e questo ci consente sicuramente di lavorare con più serenità e anticipare in questo momento con queste risorse il poter fronteggiare gli extra costi che comunque stiamo sostenendo. E ho chiesto proprio ieri agli uffici di prepararmi già una prima rendicontazione al 15 marzo degli extra costi già sostenuti, magari ancora non pagati, ma l'evidenza delle fatture ricevute al 15 marzo, per poter avere già una quantificazione del primo periodo dell'anno 2020 e poter proiettarli meglio per l'esercizio finanziario anno 2020. Va bene, grazie Presidente. Penso che i colleghi tutti quanti si faranno carico di questa, ognuno per la sua parte, di questa richiesta. Presidente, la saluto, arrivederci, grazie. Arrivederci, buon lavoro a tutti. Grazie Presidente, grazie, arrivederci. Eccoci. Non vedo nessuno di voi. Io qua sono, compare. Posso parlare? Posso parlare un attimo? Sì, io ti sento. Sì. Sì, vai. Allora, Andrea, mi senti? Sì. Allora, andando a questioni un attimo pratiche. Sì. Vabbè, diciamo, lui chiaramente fa quello che deve fare. Diciamo, comunque, a questo punto, diciamo, se lo diamo per espletata al RAP, domani io lascerei più spazio invece al confronto con l'assessore Mattina, a maggior ragione che a mezzogiorno c'è la capigruppo. Oh, però se già scusa, avuto la disponibilità da D'Agostino e da Marino, facciamo con loro comunque mezz'ora, 40 minuti sulle questioni, sì, finanziarie. Sì, possiamo, sì, sì, fare. Però dico, c'è già il grosso del dibattito è assorbito, va. Andrea. Sì. D'accordo con Fabrizio, facciamo così, proprio alle 11, così noi facciamo dalle 10 alle 11, alle 11:15 invitiamo già da adesso l'assessore Mattina, perché ci aveva dato disponibilità, quindi è un... Va bene, Lia e Loredana, avete tutte e due i numeri, quindi chiamatelo, contattatelo e scrivetegli pure su WhatsApp, tanto lui risponde a stretto giro. Tra l'altro l'aveva detto lui che voleva venire, quindi... Posso... No, lui ha detto che dà disponibilità per venerdì mattina, quindi ci sono problemi. Posso dire una cosa? Vai. No, dico, comunque sentire sarà più veloce, perché abbiamo sentito oggi il Presidente della RAP e abbiamo fatto, secondo me, benissimo. Io vi ricordo comunque che delle volte sentire da solo il Presidente delle partecipate e poi avere anche un'interrelazione, un'interlocuzione con l'amministrazione, anche in momenti differenti, è utile, perché conosciamo anche quelle che sono le esigenze della partecipata rispetto a quanto dicono dal Comune. Domani comunque è importante avere un'interlocuzione con l'amministrazione per capire a che punto siamo rispetto a quelle che sono le cose che ha detto oggi il Presidente con riferimento a questi presunti debiti fuori bilancio non riconosciuti degli anni passati rispetto agli extra costi del 2019. Ok, e quindi che dice? Domani parliamo. All'inizio facciamo, ci dovrebbero essere, chi c'era lì per domani? L'assessore, io inviterei anche il ragioniere, perché poi l'assessore Marino e D'Agostino domani. Marino e D'Agostino, però estendila anche al ragioniere, perché come al solito poi chi tiene le redini, diciamo, delle questioni contabili del comune è lui, quindi se poi loro ci dicono una cosa il ragioniere invece sì. Siccome già immagino come si articolerà la giornata di domani, all'assessore Mattina invitiamolo per le 11:30,
11:15 e mi pare tardi, 11:15 va bene. Quindi diciamo, noi domani dalle 10 alle 11:15 ci ascoltiamo Marino D'Agostino e se viene Basile. Subito dopo no. Basile deve venire assolutamente, sì. Vabbè, invitatelo. Io poi adesso lo sto mandando pure un messaggio, invitatelo voi e poi subito dopo mattina. 11:15 mattina. Perfetto. Mattina, verso 11:30 perché mezzogiorno parlo una cosa comunque. Sì, 11:15 mattina. Cosa? Sì, anche noi a mezzogiorno mattina, perché poi a mezzogiorno avevo la riunione. Sì, lo so. Domani noi alle mezzogiorno abbiamo la capigruppo. Esatto. Va bene, insomma, il calendario è quello. Dalle 10 alle 11:15, i primi tre e poi subito dopo mattina. Perfetto. Va bene. Va bene, quella che ci sono... Sì, okay, io poi Andrea, che così facciamo. Andrea, scusami una cosa. Sì. Quasi tutti ormai saremo dotati di... Io ho fatto un'istanza ancora prima che l'ufficio di presidenza mandasse il modulo. Quasi tutti ormai saremo dotati di firma digitale, no? Ok? C'è qualcuno che ha qualche problema di... muove qualche microfono e si sente un rumore di sottofondo fortissimo. Mi segui? Ma me li sentite? Vai. Quindi tutti quanti saremo abilitati, io mi sono abilitato ieri, alla firma digitale. Anche perché per poter presentare atti, cose, normalmente dovremmo fare così. Una cosa che io chiedevo, tu puoi fare a noi tutti un corso come commissione, tu c'è una videocall fra di noi per spiegarci come firmare il registro digitale eventualmente, così ci facciamo abitare tutti quanti alla firma del registro, così se un giorno Nettuno e Barbara potete, Ugo, Dario... Ti rispondo subito, io ancora non lo so fare materialmente, io ho ricevuto l'abilitazione ma... Andrea, una domanda. Scusate se io mi intrometto nella discussione. L'ingegnere Macaluso della Sispi è quello che praticamente l'ha già fatto a Barbara. Esatto, a me. Diciamo quindi che lui si potrebbe invitare, lo potreste invitare per questa... Una domanda però. Pure una mail riepilogativa molto, molto puntuale nella quale ti spiega come devi fare. Io adesso poi più tardi, diciamo che il momento della firma mia avverrà quando dovremo approvare il verbale e considerata la complessità della seduta di oggi, è chiaro che lo rimandiamo a domani, a dopodomani, quando ci sarà la possibilità, visto che è un verbale molto complesso. Io in quel momento, insieme a Loredana, farò la firma sul verbale della commissione, non prima. Posso fare una domanda su questo? Sì. Perché nell'atto che ci ha mandato il Presidente del Consiglio diceva che questa procedura doveva essere seguita per i soggetti che non avevano già la firma digitale. Io la firma digitale già ce l'ho, ovviamente, quindi no, è inutile che mi vada a fare un'ulteriore firma digitale. Casomai ti fa un passaggio breve per capire se puoi utilizzare quella, ma sicuramente sì. Ma scusate, questo problema è stato risolto quando ci hanno fatto il corso con Barbara in quella seduta, diciamo, per la firma, e ci spiegavano che utilizzano Legal Book ed è una firma immateriale, è un'altra procedura e purtroppo non va bene quella che voi già avete. Ma guarda che però il Consiglio Comunale ha mandato un'altra disposizione al riguardo, ha mandato una disposizione dicendo quel modulo che dobbiamo fare per tutti i soggetti che non hanno già una firma digitale, bisogna dotarsi di questa firma digitale e c'era il modulo, io non l'ho presentato quel modulo. Ora, se scusami, lo diceva la Sispi, perché tecnicamente è la Sispi che gestisce questa cosa. E Barbara ha proprio chiesto questa informazione proprio per chi, come nel caso tuo, già ha una firma digitale. Lui ha detto che non si può utilizzare per questo caso. Però dico, non voglio insistere. Sarebbero da arrestare, sarebbero per una cosa del genere. Cioè uno si deve fare un'altra firma digitale che dal punto di vista legale è un non senso. Però voglio dire, secondo me, Ugo, a questo punto, forse una telefonata veloce con questo Macaluso, che è molto
sveglio, cioè non è che uno tu dici guarda rigirami per favore, rigirami per favore il contatto, per il numero sul, sul... che ora lo chiamo subito, così vediamo che mi dice oggi comunque adesso in 10 minuti mi fate abilitare la firma. Lo sto mettendo adesso sulla profilo sul, sulla chat. Scusami, abbiamo verbali da approvare? Io credo no, no. Loredana, lì abbiamo verbali da approvare? Allora, il verbale che dovremmo approvare è quello di ieri, ma siccome c'era Barbara come presidente, allora, io l'ho predisposto, scusate, ve l'ho condiviso già nel Drive per, in maniera tale che voi lo potete leggere, però chiaramente per l'approvazione e la firma deve esserci Barbara. E per quanto riguarda appunto quello di ieri, è già predisposto, ve lo trovate nel Drive, così intanto ve lo potete, diciamo, leggere. E, poi allora, via... l'approviamo domani in 5 minuti. Scusate. Poi aggiungo un'altra comunicazione che appunto lì è stata autorizzata ad accedere ai locali di Via Roma per prendere gli unici verbali che mancavano in approvazione, che erano quelli rispettivamente del 4 marzo e del 10. Poi per il resto gli altri sono già pubblicati, cioè quelli del 30 e del 31 sono già pubblicati. Va bene. Va bene, grazie Lia. Va bene, direi di scioglierci a questo punto, no? Figurati, Andrea, ci mancherebbe. Sì, però io domani mi collegherò in ritardo, questo è chiaro. Va bene, non si può fare, intanto non si può fare, basta. Va bene. Detto, amore, c'è qualcuno che lì litigio. Va bene, andiamo avanti. Ragazzi, ci vediamo domani mattina alle 10. Sempre quando mi dice lei, interrompo la registrazione. Con Loredana è... Non ho capito che state dicendo voi. Niente, compa, niente di particolare. Siamo abbiamo fatti... finito la riunione. Che quando ti trovo io interrompo la registrazione. Allora, ci fate sapere dalla commissione, dagli uffici soprattutto, se è confermato che viene domani la presenza di Mattina per domani. E del ragioniere generale, questo magari per le vie brevi ce lo fate sapere. Sì, preciso anche ai fini della registrazione, vista la complessità della seduta di oggi, rimandiamo a un momento immediatamente successivo anche al... eh? Va bene. No, non ti ho sentito. Semplicemente per una questione tecnica, preciso che vista la complessità della seduta di oggi, e tutti i temi che abbiamo trattato, approveremo il verbale magari lunedì di questa seduta e lo firmo sempre io senza problemi. Va bene. Solo per precisarlo, va bene. Intanto adesso la segreteria procede alle convocazioni e ci fa sapere tutto tramite messaggio. Buona giornata, arrivederci, buona ragazzi. Giornata. Ok, okay. Arrivederci. Grazie, Andrea. Sì, Fabrizio. Andrea.